Allora, mi presento, sicuramente ci conosciamo, alcuni sì, altri no. Sono Leonora Brini, assessore del Comune di Manziana alle politiche sociali, cultura, pubblica istruzione e biblioteca. Porto i saluti del sindaco Bruno Bruni, che questa sera avrebbe voluto partecipare ma è impegnato a Roma, del vice sindaco Massimo Piras e di tutta la giunta e i consiglieri comunali. Siamo qui insieme a Patrizia, che ci delizierà oggi con un altro dei suoi interventi. Protagonisti saranno stasera tre elementi fondamentali della cucina mediterranea: il pane, il vino, l'olio. Quindi ascolteremo lei. Abbiamo anche l'onore di avere qui Domenico Baldassarini, uno dei nostri produttori locali manzianesi di pane, giusto? Dopo lo ascolteremo. Che vi dico, vi auguro una buona serata. Volevo anche ringraziare la Croce Rossa Italiana, vedo qui Dina e l'altra signora, insomma, avanti, Nadia, Alberta, e vi ringraziamo soprattutto per essere un supporto per il nostro comune, perché come dico sempre ci aiutate ad aiutare in questo periodo dove tante famiglie non riescono a mettere insieme neanche il pranzo e la cena. Quindi vi ringraziamo anche per il vostro preziosissimo operato. Vi auguro buona serata e passo la parola a Patrizia Pellegrini, la senatrice. Buonasera a tutti, è d'obbligo. Ci troviamo qui dopo un anno di seminari insieme, supportati dalla Croce Rossa Italiana, nello specifico dal Comitato Sabatino, che ci ha sempre tenuto a valorizzare l'alimentazione e il rapporto con il corpo. Questa è, diciamo così, la conclusione dell'anno, il seminario conclusivo dell'anno, che vuole essere però un inizio per il nuovo anno. Abbiamo parlato di tanti aspetti della nutrizione, dall'aspetto psicologico all'aspetto funzionale. Oggi invece trattiamo un argomento un pochino apparentemente più frivolo, io lo definisco più colorato. Il titolo del seminario è Pane, olio e vino. Pane, olio e vino sono i campi fondamentali della tradizione italiana dell'alimentazione e vuole essere un'unione di informazioni insieme ad una promozione del territorio stesso, perché il nostro territorio è molto ricco di queste eredità, soltanto non se ne parla abbastanza. Facciamo prima a riempire il carrello della spesa con tanti prodotti che hanno una conservazione a lungo termine, ma non ci accorgiamo che invece il bene primario, quale l'alimento, è quello che ha una scadenza breve, quello che si comporta nel corpo come un vero e proprio farmaco. Oggi siamo qui e siamo supportati, ringrazio ora all'inizio e lo farò anche alla fine, da un produttore locale, ci tengo a sottolinearlo, di pane a chilometro zero, e da altre produzioni locali, come il forno di Quadroni, come Brasili per quanto riguarda il vino, come il bar La Piazzetta per quanto riguarda la produzione di vino che avviene nella zona dei Cimini, l'oreficio del Palombaio e l'orificio di Canale Monterano. Quindi per noi è una conclusione dell'anno, però in realtà è una conclusione bellissima, perché alla fine di tanta semina possiamo dire che iniziamo a parlare di raccolto, e questo poi ce ne parlerà in modo approfondito Domenico Baldassarini, che è una verità per Manzana per quanto riguarda proprio la produzione del chilometro zero, e non a caso è stato insignito di un premio molto importante, che tutti quanti magari ne avete avuto conoscenza, però oggi è stato sottolineato in un articolo che è uscito sul Messaggero nella zona di Roma Est. Parliamo di pane, parliamo di olio, parliamo di vino. A lui lascerò la parola per quanto riguarda il pane, che sicuramente ha molti più argomenti di quanti non ne abbia io. Voglio iniziare con l'olio del Mediterraneo. L'olio del Mediterraneo è sicuramente l'olio extravergine d'oliva, che ha un'importanza fondamentale nella cultura dell'uomo. L'olio extravergine d'oliva è l'unico frutto che dopo la spremitura ci dà un nettare che è un prodotto fantastico per quanto riguarda l'alimentazione, che non ha bisogno di nessuna aggiunta, non senza additivi chimici. Parliamo di olio macinato, quindi
molinato al molino. Non parliamo di sostanze che vengono estratte per sostanze chimiche che vengono destinate. Le prime forme di impiego farmacologico le ritroviamo con Galeno. Utilizzava l'olio contro il mal di pancia. Se facciamo poi un riscontro nella storia, Ippocrate, il Plinio e il Vecchio lo utilizzavano contro le ulcere, perché questa sostanza oleosa permetteva la rigenerazione, e adesso sappiamo perché, per l'alto contenuto di vitamina E della pelle. Il balsamo del Samaritano. Qualche secolo più tardi, in farmacia, venivano preparate e messe in vendita dei rimedi naturali che erano composti da olio, vino e chiara d'uovo. Questo serviva da lenitivo per le scottature e per i gonfiori. Come potete immaginare, la medicina non nasce nel momento in cui la chimica prende il sopravvento, ma la medicina che noi naturopati perseguiamo, è una medicina che è molto più vecchia di quanto non possiamo immaginare noi tutti, addirittura 5.000 anni prima della nascita di Cristo. Nei rimedi naturali, l'olio extravergine d'oliva viene utilizzato per le psoriasi e per le altre irritazioni, per l'alto contenuto di vitamina E. Viene utilizzato per le labbra secche e le screpolature, è un idratante per la pelle, è una protezione solare e addirittura abbronzante. Viene utilizzato contro il mal d'orecchio, chi non si ricorda l'olio ferrato che facevano le nostre nonne. È un tonico per i capelli secchi, uno struccante, un olio da bagno, dopo la rasatura di un uomo, lenitivo addirittura per la gola, trattamento per le unghie e trattamento per i pidocchi. Sì, i pidocchi dei bambini nelle scuole, perché ungendo il capello è più facile toglierlo con un pettinino molto sottile. E questo che cosa significa? Significa che l'olio ha una molteplicità di situazioni nelle quali può essere utilizzato. Io vi chiedo scusa, però siccome non voglio farvela molto lunga, mi sono preparata delle situazioni per parlare con voi e trattare dell'alimento quale l'olio di oggi, per arrivare direttamente a dare delle definizioni, per avere il modo poi di degustare e di interagire gli uni con gli altri. Si definisce olio extravergine d'oliva quell'olio il cui gusto è assolutamente perfetto e la cui acidità è uguale o superiore a 6,5. Che significa questo? Che è molto importante sapere quando si macinano le olive che tipo di acidità darà il nostro olio, perché quella stessa acidità sarà la base dell'acidità del nostro corpo. La composizione dell'olio d'oliva è un olio grasso vegetale che si ottiene dalla lavorazione di un frutto. Pensate a tutti gli oli diversi dall'olio di oliva. Per poter estrarre del succo hanno bisogno di un trattamento chimico, senza del quale non uscirebbe neanche una goccia di olio. L'olio extravergine di oliva è costituito per il 98% da trigliceridi e il 2% da componenti minori. Ci viene detto che nell'alimentazione l'uso dell'olio d'oliva è invalidante perché l'olio fa ingrassare. Non ci viene detto perché l'olio fa ingrassare e quale tipo di olio fa ingrassare. Viene semplicemente generalizzato. L'olio extravergine d'oliva è un olio, invece, che ha la capacità di purificare le nostre arterie e di pulirle, di alzare la quota del colesterolo HDL e di diminuire la frazione di colesterolo cattivo LDL. L'impiego dell'olio extravergine d'oliva che noi utilizziamo come terapeuta in bioterapia nutrizionale previene l'aumento del colesterolo, agisce da inibitore contro alcuni cancerogeni chimici, favorisce l'assimilazione di calcio e delle vitamine liposolubili, svolge un'azione gastroprotettiva, contribuisce alla prevenzione di malattie, prevenzione della spermatogenesi, favorisce il rilascio equilibrato degli zuccheri. Cosa significa? Io adesso ho dato semplicemente dei punti indicativi sui quali però si può ragionare insieme. La bioterapia nutrizionale nasce da un percorso di medicina tradizionale cinese, dove il fegato è l'organo centrale del corpo. Un'attivazione epatica favorisce lo smaltimento degli zuccheri elevati nel corpo, tanto da diminuire quei famosi centimetri di cui più volte abbiamo parlato, del punto ombelicale. Perché questo?
perché la naturopatia mette il soggetto uomo al centro dell'universo. Non lo ritiene una persona malata, ma ritiene una persona che deve trovare le sue stesse capacità per riportare la salute nel suo stesso corpo. Per stimolare un fegato si possono intraprendere diverse strade. Si può stimolare il metabolismo attraverso l'uso del ferro con alcuni alimenti, si può stimolare l'organismo attraverso un'acidità, per esempio attraverso la vitamina C degli agrumi, o attraverso il fritto e soffritto. È qui che oggi volevo portarvi a ragionare. Fritto e soffritto, anche per i più scettici di questa sala, soltanto dopo che viene provata la metodica, comprendono che forse l'olio, in una modalità di cottura diversa da come lo usavano precedentemente, olio crudo, può fare la differenza. Perché questo avviene? Perché l'organo fegato, se sollecitato, è come un bambino che viene stimolato a fare sport di continuo, quindi si mantiene sempre giovane, tonico e asciutto, e non ha il tempo di accumulare il grasso. Chi è che porta il grasso nel corpo? Non certo l'extravergine di oliva, ma le frazioni di carboidrati in eccesso che vengono accumulate sono pasto preferito dell'organo adiposo, del punto ombelicale della nostra pancia. Se noi impariamo che un organo che è posizionato alla nostra destra, vicino all'ombelico, deve essere in corrispondenza gestito bene con l'altro organo dall'altra parte, che è il pancreas, comprenderete come la sollecitazione epatica possa favorevolmente far consumare più velocemente gli zuccheri che quello stesso corpo utilizza. E qui arriviamo al pane. Il pane, tanto amato da tutti, dai bambini, dagli adulti, dai nonni. Pensate al pane e latte, che è il pasto preferito di una persona anziana di sera, prima di andare a dormire, del pane secco imbevuto nel latte. E pensiamo a noi, alla nostra tenera età, quando eravamo bambini, quando favorevolmente le nostre nonne ci proponevano, perché eravamo tanti nipoti, un pacchetto di merendine sarebbe costato troppo, era questo il loro pensiero in quel momento, era meglio affettare il pane, condirlo con del pomodoro o dell'olio, oppure semplicemente pane, zucchero e vino, oppure pane e ricotta, o pane e prosciutto. Torniamo un attimino indietro. Che cosa volevano significare queste merende? Erano delle merende che avevano una base di carboidrato e una base di proteina. Le nostre nonne magari non lo sapevano, ma non perché erano ignoranti, perché non avevano la conoscenza di quello che stavano proponendo ai loro nipoti. Ma un'alimentazione formata da pane con l'aggiunta di grassi, quale potrebbe essere un semplice olio o di una proteina, fa sì che il bambino si senta più stanco e non vada a cercare merendine, gomme da masticare o caramelle, perché il suo equilibrio glicemico è abbastanza stabile. Al contrario, se le nostre nonne fossero state facoltose, una scatola di merendine o due non avrebbe fatto la differenza, quindi ci avrebbero nutriti con una merendina per una e ci avrebbero azzittiti. Ma quella merendina non basta. Pensate ai vostri bambini oppure a situazioni che avete visto davanti a voi. Se un bambino vuole una merendina e la desidera tanto da fare i capricci, mangiata quella merendina non gliene basta una, ne cerca un'altra. E la motivazione va legata dietro a quello che contiene quella merendina, che per lo più sono grassi, zuccheri, quindi grassi idrogenati, zuccheri e conservanti, che rendono quell'alimento occhio simile. Che significa occhio simile? Che non possiamo farne a meno. Chi di noi, è un esempio che porto spesso, non ha mangiato un pacchetto di patatine ed è andato a cercare fino all'ultima briciola di patatina sull'angolino in fondo del pacchetto col dito qualcosa che c'era rimasto? Sono dei gusti che ci rimangono impressi e che ci fanno diventare dipendenti di quello che mangiamo. Così anche il profumo di pane. Chi è che salendo le scale non si è accorto che c'è un profumo meraviglioso fuori? Il pane, così tanto, come dire, disdegnato e al tempo stesso amato. Perché? Perché il pane fa ingrassare. È vero, il pane è un carboidrato, è un idrato di carbonio complesso, è un qualcosa che altera la glicemia nel corpo. Verissimo, ma quanto pane? Quale pane? Qui si potrebbe parlare per ore.
semplicemente perché siamo abituati, sempre su quel famoso carrello, a mettere i nostri ingredienti nel carrello senza renderci conto di quello che ci danno le etichette. Se noi prendiamo favorevolmente, non me ne voglia, il mulino bianco, ma il pane del mulino bianco è un pane morbido, è un pane profumato, è un pane che se riscaldato emana odore di ammoniaca. Che significa questo? Può essere uguale al pane del panificio di Baldassarini o di Mariani? Assolutamente no, semplicemente perché la vita di quel pane confezionato deve essere più lunga rispetto alla vita del pane che producono i panifici. Allora, se dobbiamo fare una distinzione, si parla tanto oggi di malattia celiaca, di problema di celiachia. Posso asserire, è vero, ci sono tantissimi problemi legati al pane, però sappiamo leggere le etichette, perché da quale grano proviene il pane che può dar fastidio? È un grano che è nato e cresciuto nelle nostre terre, oppure è addizionato con dei grani con un costo minore che vengono da fuori? Non se ne fa tanto parlare, sicuramente Baldassarini sa molto più di me sui raggi gamma. La produzione del grano è sfavorita dalla produzione intensiva, quindi il grano viene sottoposto ad una manipolazione continua. Ed ecco perché ci sono delle realtà come quelle che vediamo nei nostri paesi, che sono importantissime. Abbiamo ancora un bene primario, oggi parliamo di pane, a primavera potremo parlare di formaggio, poi potremo parlare di dolce, potremo parlare di pasta, potremo parlare di qualsiasi cosa che fa la differenza sul territorio. Il pane, se i panificatori controllano la provenienza della farina, se i panificatori controllano e generano il lievito madre, la lievitazione naturale, non possono dar fastidio come un pane che si acquista perché la produzione è molto intensiva nei supermercati. Ci devono essere le zone di nicchia, le zone che fanno la differenza. Che cos'è che infastidisce un corpo, tanto da renderlo intollerante prima, allergico poi, celiaco in seguito? È l'uso indiscriminato che facciamo di prodotti che contengono additivi e conservanti, tanto da modificare i bili intestinali e da generare una ipersensibilità nel corpo di chi viene a contatto con determinate farine. Mi è capitato più di un'occasione di gestire l'alimentazione di persone celiache e di trovare risoluzione a quello stesso problema. C'è una persona che è andata a fare il controllo per prendersi il cartellino al fine di poter ritirare i prodotti per celiaci, non l'hanno più ritenuta celiaca, non gli hanno fatto più il cartellino. È un anno che seguo questa persona, non è che ho fatto niente di particolare, ho semplicemente escluso tutti quegli alimenti che potevano darle fastidio, non soltanto il pane, e l'ho aiutata a introdurre piano piano tutto nell'alimentazione, anche il pane. Lei oggi si può permettere di mangiare il pane, ma in che modo? Pane tostato con aggiunta di olio extravergine di oliva. Qual è l'informazione? Questo bellissimo pane che noi vediamo, dei due forni, cotto all'esterno, tanto da avere questa crosticina colorata, è un pane dove il lievito è stato abbattuto dalla cottura e quindi forma la crosticina. All'interno, me lo potrà confermare, nella mollica il lievito è ancora vivo. Chi è di noi che non ha mai giocato a tavola con la pallina della mollica e ha fatto la gomma pane? Se noi lo muoviamo, lo rigeneriamo, allora qual è il trucco per poterci permettere nelle tolleranze di mangiare pane e non avere effetti secondari? Sicuramente il trucco sta nel tostare il pane nella parte anche della mollica. E se vogliamo dimagrire mangiando pane, aggiungere un po' di olio extravergine d'oliva vi garantisce il rilascio lento degli zuccheri come assimilazione nel corpo, non fa partire l'insulina, non fa i famosi picchi, come mi viene insegnato dal professor Rossi in Avoca, come se fossero montagne, ma genera un equilibrio degli zuccheri come se fossero colline. Quindi capite bene che se ho un elettrocardiogramma che non è schizzato, ma ce l'ho morbido, gli effetti sul cuore sicuramente sono migliori.
Se io non ho picchi di glicemia alterata, picco repentino e abbassamento subito dopo, ma ho una modulazione morbida, tipo colline, la fame degli adulti e dei bambini è moderata. È la fame che fa ingrassare, non il pane e la pasta, perché pasta e pane in generale non dovrebbe, carboidrato in genere, non dovrebbe mai mancare nell'alimentazione dalla colazione, pranzo e cena di ogni singolo individuo, perché il corpo, pillola a pillola, ha bisogno di assimilare tutto. Per concludere, per quanto riguarda l'olio ve l'ho provocato, così ho provocato la vostra curiosità, per chi non ha mai sentito parlare, per quanto riguarda l'olio fritto. L'olio fritto è uno stimolo, è come se noi diamo un'informazione al nostro corpo, nel caso specifico al fegato, affinché l'olio possa garantire la velocizzazione della metabolizzazione del corpo stesso. Io mangio e brucio contemporaneamente. Che cosa succede? Se io ho un eccesso di un qualcosa, possa essere zucchero, possa essere grasso come il colesterolo, velocizzando l'attività epatica, non do il tempo al corpo di assimilare gli eccessi. Gli eccessi che sarebbero per l'individuo un vero e proprio accumulo di grasso viscerale, perché l'olio è colui che modula la fluidificazione del sangue, fa sì che il corpo, l'intestino nello specifico, lavori meglio, quindi tutte le sostanze che vengono generate ed eliminate dal fegato attraverso l'intestino possono passare più favorevolmente, e chi ha problemi per esempio di stitichezza può avere un albo migliore, chi ha problemi di pelle può avere una pelle migliore, perché l'olio, la vitamina E viene assorbita dall'interno e dall'esterno. A tantissime donne, presente o meno, suggerisco, come ci suggerisce la bioterapia nutrizionale, di emulsionare in uguale misura una quota di olio e di limone e di farne una vera e propria crema quotidiana per la vostra pelle subito dopo la doccia. Che informazione stiamo dando? L'acido citrico della vitamina E come stimolo metabolico apre i pori della pelle. Contemporaneamente la vitamina E contenuta nell'olio entra nei pori aperti. Quindi è un interscambio metabolico, cioè uno stimolo e un accumulo di sostanze buone, e vi garantisco che funziona molto più di tante creme. La pelle è elastica e la pelle è lucente. In tutto questo, se vogliamo parlare di alimentazione, non mancate mai di aggiungere l'olio crudo alle vostre insalate, quindi alle vostre fonti di acqua, alle vostre fonti di vitamine, sali minerali, oligoelementi, e non mancate mai altresì di cuocere le vostre pietanze saltandole un pochino in padella, perché quella stimolazione, quel soffriggere la pietanza non farà altro che cuocerla molto più velocemente, non disidratarla e quindi farla diventare una fibra che si digerisce male, e al tempo stesso in contatto con le mucose della bocca prima, come arriva come informazione, come volo nello stomaco, attiva l'attività dell'epatocita e quindi si avrà una migliore digestione, un non rigonfiamento post pasto dello stomaco, un non addormentamento postprandiale, che è quello che spesso avviene dopo aver consumato un pasto. Mi sento riferire, mangio un piatto di pasta e mi addormento. Suggerisco, si prepari la stessa pasta in aglio e olio saltandola in padella e vedrà che sarà più sveglio. Qual è l'informazione che deve arrivare? Un piatto di pasta assata, cucinata e mangiata così come la natura ce la dà, è una botta di carboidrato che alza tantissimo la glicemia, e ci sono medici in sala, ce n'è più di uno. Quando si ha la glicemia alta, una delle cose molto alte che il paziente riferisce, oltre al senso di sete, è anche un senso di annebbiamento, di non lucidità. Gli zuccheri non rendono lucidi perché c'è una disfunzione del corpo. Invece, se ci mangiamo lo stesso piatto di pasta soffritto in padella, cosa succede? Il carboidrato elimina con il calore del soffritto, mantecandolo sul fornello, l'acqua in eccesso di bollitura ed assorbe dell'olio che modula l'assorbimento degli zuccheri del carboidrato stesso. Quindi sarà molto più digeribile, meno inibita e renderà l'individuo molto più sveglio.
Oggi si parla di pane. L'olio, mi auguro che il prossimo anno possano intervenire dei biotecnologi, perché ci stiamo lavorando e vorremmo farlo in questi termini, anche con l'olificio di Canale, che sicuramente ci sosterrà nei prossimi futuri incontri. L'olio, io ne parlo di olio crudo e di olio cotto, perché non voglio stare qui a fare una lezione sull'olio quando io non sono biotecnologa. Quindi posso dire soltanto quali sono gli effetti positivi dell'olio usato nell'alimentazione corrente. Per quanto riguarda il nostro amato pane, abbiamo parlato delle tradizioni della nonna, quindi del pane olio, del pane pomodoro, della merenda tradizionale. Che cosa fa questo pane nel corpo delle persone? Sicuramente ti appaga come se bevessi veramente quel biberon di latte di cui si è parlato spesso, perché il pane lascia un ricordo, un profumo, che è il profumo dell'infanzia, il pane, la pizza, le farine, è un qualcosa che non potremo mai dimenticare. Forse i nostri figli se ne ricorderanno meno di noi, perché per quanto mi riguarda di pasta di pane io a casa non ne faccio, qualche volta forse faccio la pizza. Però nelle case delle nonne c'era sempre una madia aperta con della farina pronta a generare un qualcosa, che era un qualcosa molto importante per le nostre famiglie. Quindi mi piacerebbe lasciare adesso a chi ne sa molto più di me per quanto riguarda le farine, per quanto riguarda il pane, per quanto riguarda la produzione locale, parlare del pane, un po' della farina e del pane a 360 gradi per mantenere questa informazione. Tutto si può fare. Tutto si può creare, tutto si può diffondere, tutto si può mettere a disposizione dell'utente. La cosa importante è perseverare con i sogni e utilizzare i materiali migliori, che sono quelli che genera la terra. Quindi passo la parola a Domenico, con piacere. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Un ringraziamento lo rivolgo a Patrizia Pellegrini, presidente dell'Associazione Torio, ideatrice ed organizzatrice di questo interessante seminario, gratuito e aperto a tutti. Un'occasione di incontro e riflessione su temi a noi molto cari e so condivisi da noi tutti. E naturalmente un ringraziamento va al Comune di Marziana, la Presidente dell'Onora, sempre attenta a sostenere iniziative per la collettività. Oggi sono qui per condividere con voi un concetto a cui tengo particolarmente e che con il progetto Pane a Chilometri Zero ho reso affermata e gustosa realtà. Poiché non sono molto abituato a parlare e intervenire in seminari, ho preparato un promemoria per poter seguire un filo conduttore. Però prima di continuare, volevo fare una premessa. Tutto il discorso che abbiamo portato avanti e il risultato che abbiamo ottenuto del pane a chilometri zero per localizzare il territorio, per mantenere vive determinate tradizioni, è praticamente nato da una spinta emotiva, perché molto spesso venivamo invitati a partecipare a seminari come questo, interessanti, di approfondimento, ai quali però dovevamo declinare l'invito di partecipare perché non avevamo un prodotto nostro, un prodotto del nostro territorio. Se ci pensate, noi normalmente produciamo il pane tipo Terni, la rosetta tipo Roma, il pane tipo Genzano. Non c'era un prodotto tipico e specifico che rappresentasse il nostro territorio e che costituisse un nostro vanto. Ed è da qui, da questa motivazione, che è nato il progetto del pane a chilometri zero che abbiamo portato avanti e che, del quale adesso proverò ad approfondire qualche concetto. Il chilometro zero è un termine di cui spesso si abusa, ma che qui a Marziana è divenuto realtà. Il nostro pane a chilometri zero è il primo del Lazio, è l'autentico pane di Marziana, per la cui produzione al nostro panificio si utilizzano esclusivamente farine provenienti dal grano di varietà Avorio e Adelaide, dei terreni di Marziana e dintorni.
un progetto tangibile attraverso cui è nostra intenzione coinvolgere quante più persone possibili al fine di contribuire ad uno sviluppo sostenibile e ad una cultura del chilometro zero come stile di vita. E al Panificio Baldassarri ci siamo riusciti con un lavoro di gruppo, con passione e determinazione. Un'idea innovativa e al tempo stesso di riscoperta di gusti e tradizioni antiche, perché tra i sacchi di farina ci sono cresciuto. Mio nonno prima e mio padre poi sono maestri panificatori ed io ho avuto la fortuna di crescere con loro e grazie a loro come uomo e come professionista, producendo uno degli alimenti alla base della nostra alimentazione. Se riflettete, insieme a me, infatti, oltre ad essere un alimento nutritivo, il pane è uno dei pochi alimenti che stimolano tutti e cinque i sensi: il gusto, il tatto, la vista, l'olfatto e anche l'udito. Questa è una cosa molto importante sulla quale spesso non si pone abbastanza attenzione, ma se ci pensiamo, forse è l'unico alimento, il pane, che stimola tutti e cinque i nostri sensi. Se non l'unico, forse tra i pochissimi. Perché il pane lo scrocchi, lo gusti e se è buono scaturisce piacere. E immaginate un giovane di oggi che conserva nel cuore la cucina della nonna, le consuetudini e i ricordi di quando ha imparato a cucinare con lei e a gustare i primi sapori. È un faro per tutte le nuove generazioni, è un patrimonio per la collettività. Ricordi che portiamo in noi e ci danno la giusta spinta per andare avanti, sfruttando tutte le strumentazioni moderne a nostra disposizione. Ma per conoscere il vero pane di Manziana che abbiamo l'onore di produrre, occorre fare un passo indietro, proprio al 1500 circa, quando ebbe inizio l'immigrazione di giovani toscani, in fuga da Firenze e Siena a causa della caduta delle due relative repubbliche. E questo è un passaggio a cui tengo molto ed è molto importante, anche perché, avendo fatto questa ricerca storica per capire quello che era il pane che veniva consumato nei nostri territori, è emerso questo cordone ombelicale con le persone che hanno fondato i nostri paesi, i nostri territori, perché proprio dalla Toscana, dove viene consumato il pane sciapo, deriva questa tradizione. Gli immigrati erano per lo più boscaioli e carbonari che vedevano nel bosco un'ottima risorsa. Il loro soprannome, con chiara vena dispregiativa, era Capannari, perché i loro primi alloggi erano proprio delle capanne. Ma oltre al loro mestiere, questi boscaioli portano con sé le loro tradizioni culturali e gastronomiche. Infatti è a loro che dobbiamo il culto del nostro santo patrono San Giovanni Battista, ed è con loro che iniziò il consumo del pane sciapo, o sciocco, come viene chiamato tuttora in Toscana. Sì, perché il consumo del pane senza sale è una tradizione che viviamo soltanto nell'Italia centrale, più precisamente in Umbria, Toscana ed Alto Lazio. E questa è una realtà molto importante, perché in nessun'altra parte d'Italia viene consumato il pane senza sale. È soltanto un prodotto di nicchia in un'area geografica ben definita, che appunto corrisponde all'Italia centrale, più precisamente la Toscana, l'Umbria e l'Alto Lazio. E così è per il pane di Manziana, semplice, a lievitazione assolutamente naturale al 100%, proprio come 5 secoli fa. Perché la lievitazione naturale? Innanzitutto per un discorso di digeribilità, ma anche perché come veniva fatto il pane nel 1500? Non c'era lievito di birra, non c'erano i lieviti chimici. In qualche modo il pane doveva crescere naturalmente. Per cui la scelta, una volta appurati quelli che sono i grani che potevano attecchire bene sui nostri territori, quindi i nostri terreni sono terreni facili, quindi non tutto il grano era indicato per fare questa coltivazione. Una volta deciso quelli che erano i grani da seminare nei territori di Manziana e dintorni, abbiamo deciso di intervenire proprio come facevano il pane una volta, con la lievitazione naturale. La crosta è dorata e rispecchia lo standard di circa 4 mm, propria del pane casareccio. Come diceva prima Patrizia, quello della crosta intorno al pane è una caratteristica molto importante ed è propria del pane casareccio. E la crosta di 4 mm dorata è una prerogativa soltanto dei pani che vengono prodotti in una determinata maniera, cioè
le pagnotte, il pane casareccio, a differenza magari di pani lavorati, di pani più piccoli, pani soffiati cosiddetti, quindi le rosette, le cipriole eccetera, non hanno questa caratteristica della crosta. L'alveolatura è uniforme e ben distribuita e deriva appunto da un'ottima lievitazione. Il gusto è pieno e gradevolmente acido, la maturazione di circa 8 ore gli conferisce un'altissima digeribilità. E oggi lo produciamo proprio come allora. Ogni singola pagnotta viene timbrata prima della lievitazione con la lettera M di Manziana. Il pane di Manziana ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello nazionale, piazzandosi al secondo posto in Italia al Premio Roma 2013 per i pani a lievitazione naturale, ma primo tra quelli senza sale. È stato da poco inserito nel prestigioso catalogo Excellence in Roma, dove sono elencati i prodotti eccellenti dell'artigianato romano, un riconoscimento importante quindi a tutela di un prodotto tipico che rende riconoscibile un territorio intero, un gesto di amore e di restituzione a un territorio che ci dà tanto. E questo per me è la cosa forse più importante, al di là di tutti i riconoscimenti, ma sentir parlare di Manziana attraverso un prodotto che inizia a caratterizzare il territorio, che inizia ad essere conosciuto anche al di fuori del nostro paese, per me è una cosa importantissima, perché sicuramente è la spinta per una crescita dell'intera comunità. Dunque è stata una riscoperta di antiche tradizioni, ma non solo. La volontà di riscoprire cibi genuini, prodotti con farine locali, garanzia di qualità e rispetto per l'ambiente, ci sta naturalmente portando verso un progetto ancora più ambizioso, la promozione di questo territorio proprio attraverso i suoi prodotti tipici, i frutti della nostra terra. Una nuova avventura in cui credo fortemente e che sono certo potrà portare un nuovo slancio all'economia locale, perché è anche attraverso la promozione dei prodotti del luogo che si può essere da traino per il turismo, importante volano per rilanciare la nostra economia, e auspico altresì che questa scommessa vinta sia ad esempio anche per altre realtà del luogo. Grazie. Il pane non dà fastidio soltanto, cioè non deve essere preso così, è messo da parte soltanto quando ci sono problematiche relative alla celiachia. Ripeto, con una sana e corretta alimentazione comunque si possono andare a marginare quei danni che sono stati fatti fino a quel momento. Il pane deve essere preso anche in considerazione per quanto riguarda il soggetto che ho di fronte e che cosa voglio ottenere nel somministrare il pane a quel soggetto. Con questo voglio dire che ci sono diverse tipologie di farine. Abbiamo il pane a lievitazione naturale, abbiamo il pane di segale, abbiamo il pane cereali, abbiamo il pane integrale. Ci siamo permessi di lasciare una rivista sopra le vostre sedie, una rivista perché ha voluto così abbracciarci e sottolineare quello che facevamo noi, che abbiamo organizzato e che stiamo facendo oggi qui, insomma il convegno sul pane. È una rivista che è distribuita in tutto il Lazio, una rivista dove è uscito uno speciale, abbiamo collaboriamo con il Punto Magazine, e questa rivista è una rivista totalmente gratuita, ma non è scontato averne delle copie in più per un seminario, perché ognuno di noi ha diritto a un certo numero di copie, quindi oggi loro sono presenti e sono presenti proprio perché ci credono in quello che stiamo facendo, ci credono in quello che stiamo dicendo. Il pane, a seconda della persona che è davanti, stavo dicendo, può garantire una certa funzionalità. Se ho una persona che ha problemi di stitichezza, per esempio, è stato avvalorato, cioè è certo che la somministrazione di pane di segale, oltre a non alterare l'equilibrio glicemico, favorisce il buon funzionamento intestinale. Quindi capite bene che il pane diventa altresì un vero e proprio farmaco, prima dell'assativo,
consideriamo l'introduzione di un alimento che possa avere una funzione simile a quel farmaco stesso. Ed è sempre importante, perché? Perché quella latte di farina, di segale, non abbiamo soltanto la farina raffinata, abbiamo anche dei componenti che stimolano a livello intestinale. Assolutamente sì, e poi c'è da aggiungere che per quanto riguarda il pane di segale, ad esempio, la parte interessante, oltre, è che il pane di segale è un pane consumato principalmente nel nord Italia, diciamo così, nelle Alpi, e c'è un motivo: la segale era ed è tuttora la farina che si mantiene più a lungo, e quindi la caratteristica importante di questa farina, oltre alla digeribilità, oltre a queste caratteristiche appunto, è l'importanza anche per le comunità alpine, dove il consumo di pane di segale era strettamente legato al periodo dell'inverno, dove non c'era possibilità di approvvigionarsi da altre parti, da altre valli, con farine eccetera, e quindi andava immagazzinato questo cereale e andava conservato il più a lungo possibile. E la segale è appunto la farina che rimaneva, che si conserva più di tutti. E quindi voglio dire, anche questo aspetto è importante, al di là dell'aspetto nutritivo, ma anche la conservazione e le caratteristiche proprio organolettiche di questo cereale. Per concludere con il pane, del pane non si butta nulla, con il pane da fermo, ci hanno insegnato le nostre nonne che si fa pane grattugiato. E poi c'è una cosa molto particolare per noi bioterapeute: nel momento della gravidanza si cercano tanti farmaci per togliere quel senso di nausea che la donna potrebbe avere svegliandosi al mattino. Pensate invece che un pezzetto di pane secco può fare la differenza, perché il pane secco disidratato, entrando in contatto con i liquidi in eccesso che sono nello stomaco, hanno un effetto spugna, quindi hanno la capacità di assorbire l'eccesso di liquido, che è quello, proprio come in alto mare, nel momento in cui ci svegliamo, ci dà il senso di giramento di testa. Quindi, cioè, se ci pensiamo dall'aspetto più semplice del pane, così, la panificazione in passato, che cosa ci faccio? Ci faccio il pane fritto. Cosa ci faccio? Ci faccio il pane, le frittelle di pane. Cosa ci faccio? Ci faccio i crostini. Ci posso fare veramente tutto. Ed ecco perché ha un valore nutrizionale non indifferente. E prima di toglierlo, di escluderlo da ogni singola alimentazione, siamo certi di quello che stiamo facendo. Perché la carenza di un componente nel corpo può fare la differenza. Come l'eccesso. Queste diete così iperproteiche che adesso stanno generando tutti i danni secondari nel corpo delle persone, problemi ai reni, problemi allo stomaco, problemi di ulcere, problemi intestinali, molto più dei problemi del grano. Allora, se questo ci può insegnare qualcosa, un'alimentazione a 360 gradi deve veramente poter comprendere tutto. E prima di escludere, di essere medici noi stessi, ed escludere semplicemente perché abbiamo letto su un giornale che va di moda la dieta X invece che la dieta Y, facciamo sì, richiediamo a chi come me, vi posso garantire che in questa sala ce n'è più di una, ha la capacità di fornire informazioni gratuite sul vero equilibrio dell'alimentazione, che è un'alimentazione che è composta da parti proteiche, da parte di carboidrati, da parte di vegetali, da parte di grassi. In salute ci si sta mangiando un pochino di tutto, non escludendo quelle cose. E in salute ci si sta anche attuando delle modalità di cottura diverse da quelle che sono i nostri canoni. Prima, per passare poi al vino, vi ho parlato di olio, no? Nelle varie modalità. Mi sembra giusto dirvi e darvi un'informazione che una frittura di qualità, deve essere fatta solo esclusivamente con olio extravergine d'oliva, e che l'alimento deve essere totalmente immerso nell'olio, il che significa che non possiamo pensare di fare una frittura per una famiglia di 4 persone con un padellino con 2 dita di olio e mettere con
friggere tutte le pietanze in quei 2 centimetri di olio. Perché? Perché la parte che rimane fuori non si frigge, al contrario assorbe come una spugna, come quel pezzetto di pane che entra nello stomaco, assorbe i liquidi, assorbe una parte di olio e non è fritto, è imbibito. Quindi se è vero sì che è giusto utilizzare l'olio crudo e l'olio fritto, prendiamo carta e penna e scriviamoci che l'olio non deve arrivare oltre una certa temperatura, è l'unico olio che non va oltre una certa temperatura, perché altrimenti ce ne accorgeremo perché puzza l'olio extravergine di oliva. Che l'alimento deve essere tagliato in piccolissime parti, in modo tale che tutte le parti possano arrivare in contatto con l'olio e quindi si formi quella crosticina che fa sì che non entri più olio dall'esterno verso l'interno e altresì non escano le sostanze nutritive dall'interno verso l'esterno. Non bisogna friggere per tempi prolungati, bisogna asciugare il fritto con della buona carta paglia, lo so che se ne trova sempre meno, ma non utilizzate quei fogli di carta colorati perché in cucina abbiamo i cuscini rossi oppure gialli. Al limite utilizziamo la carta bianca, ma sappiate che alle alte temperature, quando uno frigge ad alte temperature, se vado a mettere un fritto sulla carta colorata, contemporaneamente rilascia l'olio, ma si assorbe il colorante e allora poi non ce la possiamo prendere con quello che mangiamo, un eccesso di pane che dà fastidio all'intestino, no, un eccesso di coloranti, di additivi, di E100 qualcosa, al contrario di E100 qualcos'altro, forse fanno la differenza nel mio corpo. Perché l'olio extravergine d'oliva è l'unico che non idrogena a oltre certe temperature, o meglio, entro certe temperature. Mentre un olio di semi a 120-130 gradi forma una tossicità, però non ce ne possiamo accorgere, perché è talmente lavorato e modificato che non dà puzza. Quindi abbandoniamo l'idea del famoso olio cuore che ci ha rovinato per anni, semplicemente perché avevamo nel dopoguerra accordi con un territorio dal quale dovevamo portare da un continente all'altro un prodotto per sostenere quell'attività lavorativa. E così il famoso mais, abbiamo il grano, perché dobbiamo andare a acquistare il mais fuori? Il famoso mais, che chi mi conosce disegna da mettere nelle insalate, è semplicemente perché se io ho le pannocchie dietro casa, io me le coltivo, me le messo e non ci aggiungo niente. Ma per trasportarle da un continente all'altro, lo sapete come sono fatte le stive nelle navi o negli aerei per portare un prodotto da una parte all'altro? Che additivi devono andare ad assorbire affinché il prodotto arrivi da un territorio all'altro? E che tipo di decontaminazione deve subire quel prodotto? Secondo voi non rimane nulla dentro quel chicco di mais? Ecco perché avviciniamoci alle realtà locali. Dove andiamo? Diamo fastidio a chi produce, ai Mariani o ai Baldassarini. Diamogli fastidio, domandiamo con che cosa fanno il pane, perché è un nostro diritto, un nostro dovere, ma sarà un loro piacere quello di risponderci. Perché quando uno fa le cose col cuore e ci mette l'anima, il prodotto finito è un prodotto che darebbe a suo figlio o sua figlia. Quindi sicuramente è un prodotto ottimo. E non ci lamentiamo se lo portiamo un pochino di più, semplicemente perché per fare le cose buone ci vuole più impegno. E allora, se le cose buone costano un pochino di più, ma ci danno anche una stabilità glicemica, al contrario di un pacchetto di patatine che è arrivato a costare 1,50 euro a 2 euro, che sono modificate nel gusto e nella sostanza, è meglio mangiare poco di buono che avere quella fame quasi da non riuscire a controllare, perché c'è un qualcuno che ci controlla a monte, con gli additivi coloranti e conservanti. Questo seminario parlava di olio, parlava di pane e parla anche di vino. Qui siamo tutti adulti. Il vino, chiamato nettare degli dèi, è una sostanza preziosa per l'alimentazione se consumato in piccole dosi. Perché se consumato in grandi dosi può essere causa di difficoltà digestive, difficoltà della gestione del fegato, difficoltà del corpo stesso, infatti un bicchiere di vino in più dall'addormentamento.
Quindi un bicchiere di vino in più che cosa fa? Rischia di rallentare la funzionalità del fegato attraverso i suoi tannini. E proprio per questo, se dovessimo catalogare il vino, possiamo dire che è ricco di zuccheri, pensate alla materia madre, all'uva, ma ricco anche di vitamina A, di vitamina C e di vitamina PP, di antocianosidi, polifenoli, sali minerali e resveratrolo. Però c'ha questi famosi tannini. L'eccesso dei tannini possono essere causa di steatosi epatiche, quindi di rallentamento del fegato, ed è per questo che è molto importante moderare la quantità di assunzione del vino stesso. Sostanza fantastica, se ne parla tantissimo nelle riviste che parlano di alimentazione. Resveratrolo, che cos'è? È una sostanza antiossidante. Quando ci avviciniamo al periodo della stagione autunno-invernale, siamo tutti pronti ad andare a chiedere, magari su consiglio al nostro farmacista, un qualcosa, un antiossidante, un qualcosa che stimola invece il sistema immunitario. Ma se noi sappiamo cogliere dalla natura stessa i prodotti che le stagionalità ci danno, il nostro sistema immunitario si fortificherà semplicemente perché prenderà da ogni singola stagione quello di cui il corpo è necessario. Sostanze antiossidanti con proprietà addirittura antinfiammatorie, antiaggregante, fiastrinica e antitumorale. Allora, questa slide in particolare mi viene fornita dal professor De Masi, che non è un professore a caso, è un professore che studia appunto tutte le modificazioni che il cibo possono avere sul corpo umano. È una parola forte dire che è un antitumorale, però ci sono tantissime sostanze che agiscono da antitumorali. Voi pensate al pomodoro. Il pomodoro contiene licopene, è una sostanza fantastica che arriva in contatto con l'uomo, pensate, non se mangiata da crudo, ma semplicemente se viene soffritta e sollecitata nell'olio, perché soltanto in un mezzo lipidico si genera. Allora, se il pomodoro c'è licopene, che è una sostanza antitumorale, se tutte le crucifere hanno nel loro cuore una sostanza che ha una protezione fantastica per quello che concerne il tubo gastrointestinale, sappiate che anche il vino ha questa potenzialità. Il resveratrolo è una sostanza che trovate soltanto nel vino più sano. Anche qui purtroppo se ne fa una questione di prezzo, perché non possiamo considerare un vino buono un vino che ha un basso costo. Perché lo sappiamo tutti, ma già la massaia che sta in casa ore e ore a pulire la casa si rende conto di quanta fatica ci vuole e quanto dovrebbe essere pagato il suo lavoro. Così dal panificatore a chi produce vino c'è un impegno di mezzi, di gente, di macchinari. Quindi sappiamo scegliere i prodotti perché non sono tutti uguali. Una cosa molto importante per quanto riguarda il vino è che, a differenza di quello bianco, il vino rosso contiene meno solfiti. Quindi se dobbiamo dare un consiglio per l'assunzione di vino, non è che il vino bianco viene abbattuto in genere, però magari che se ne faccia un minor consumo, perché i solfiti infastidiscono il fegato, così come un eccesso di glutine infastidisce il rene. Ecco perché si può mangiare tutto ma con moderazione e si può mangiare tutto con il buon senso, senza escludere assolutamente niente. Una piccola chicca per chi ama il vino e lo consuma durante i pasti. Tenete presente, più vino, più acqua. Che significa? Non che dobbiamo prendere un bicchiere e dobbiamo miscelarlo in continuazione. A me personalmente piace berne un po', ma piace berne separato dall'acqua. Però, se noi stiamo facendo un pasto dove c'è l'uso del vino, sappiate che bere più acqua dopo, oppure introdurre quei famosi bei piattoni di verdure crude che sono ricche di sali minerali e acqua di vegetazione naturale, rallentano gli effetti negativi dell'assunzione del vino, specialmente per chi va a una festa e poi si deve mettere alla guida. Questo è un messaggio importante. Bere anche solo un pochino di vino fatto in palloncino ti dà la positività.
Se in quello stesso ambiente riesci a bere più acqua dopo aver bevuto vino, oppure a patteggiare nel ristorante o da amici con l'uso di verdure crude, sicuramente gli effetti collaterali dell'assunzione del vino si riducono e ti danno anche il senso di veglia. Devi stare sveglio, devi stare attento, perché altrimenti ti addormenti. Ecco perché poco è buono. E pensate anche a un'altra cosa. Il vino, zuccheri, vi fa pensare a qualcosa di carboidrato, di pasta, di pane. Secondo voi, dove sarebbe meglio bere un bicchiere di vino più favorevolmente? In un pasto dove è presente la pasta o in un pasto dove è presente la carne? Con la carne, semplicemente perché ci possiamo permettere anche a dieta di assumere un mezzo bicchiere di vino nei pasti se non facciamo l'accumulo. Se noi nel nostro pasto ci mettiamo un piatto di pasta, magari una bruschetta di pane e della frutta, capite bene che frutta, glucosio, carboidrati, ci sono gli zuccheri, nel pane ci sono gli zuccheri, metterci anche il vino è un eccesso. Cioè sì, ma io ho mangiato poco, ho assaggiato soltanto, sì, ma il corpo non lo sa, non sta pesando la quantità, sta pesando l'informazione. L'eccesso, l'accumulo dell'uno o dell'altro zucchero porta al difetto, l'eccesso inibisce. Al contrario, se vado a mangiare un bel pesce, un antipasto di pesce, un'insalata, mi posso favorevolmente bere un goccino di vino, anche bianco, semplicemente perché è una quota di zuccheri che contrasta l'acidificazione nel corpo che provoca la proteina. Questo vale un pochino per tutti, per non sentirsi in difetto nel momento in cui si fa una cena e si esce dal ristorante o da casa d'amici e si riferisce di sentirci gonfi. Detto questo, il vino dell'antichità era un apporto energetico. Pensate ai lavoratori, uscivano la mattina con un tozzo di pane e immancabilmente con un, io dico, bicchiere di vino, forse era una bottiglia di vino. Perché? Perché doveva dargli l'energia, l'energia per contrastare il lavoro della giornata, per sostenersi. Oggi invece potremmo vederlo come un aiuto nell'alimentazione e un miglioramento nello stile dietetico, sempre perché il poco e il buono fa la differenza. Quindi da stile dietetico a codice dietetico nell'alimentazione. Ci sono però delle controindicazioni e sono tutte correlate all'alcol. Quindi una parte cospicua lo dà l'attenzione, cioè attenzione veramente, e siamo noi guida dei nostri figli. Seppur tutti quanti beviamo un goccino di vino, sappiamo dosarne le quantità. E poi una cosa molto importante è il consumo che se ne fa come aperitivi. Perché l'aperitivo si pensa che è un qualcosa che ci dissocia dal pasto. L'aperitivo invece è un altro momento che viene integrato all'interno della giornata come pasto principale. Allora, se ci facciamo un aperitivo alle 6, e poi ci beviamo un altro bicchiere di vino a cena, parlo di un calice di vino, capite bene che durante la notte il minimo è quello che per eccesso si va in difetto, si dorme male, ci si sveglia con un mal di testa. Perché? Perché l'eccesso blocca l'attività del fegato, i tannini rallentano l'attività del fegato, quindi il sonno sarà infastidito, la digestione rallentata e l'indomani ci svegliamo con un cerchio alla testa. Quindi evitare gli eccessi è un senso per osservarsi e per capire nel progetto che abbiamo fatto qui in questi tre o quattro incontri con la Croce Rossa, capire che l'alimentazione ha un senso, l'alimentazione è come un farmaco. Se noi prendiamo pillola dopo pillola i consigli che possiamo dare, che i nostri colleghi possono dare, che gli enti ci mettono a disposizione, sono consigli importanti per fare dell'alimentazione il nostro farmaco. Se noi ci nutriamo bene, il nostro sistema immunitario viene gestito meglio e se viene gestito meglio saremo una spesa minore per i nostri medici di famiglia, per i nostri medici di famiglia, per il sistema sanitario nazionale. Quindi mangiare bene per star bene, mangiare bene per salvaguardare la nostra salute.
E abbiamo toccato un po' tutto nell'arco di questo anno, che non vuole essere un saluto conclusivo, ma al contrario vuole essere un saluto e un arrivederci con la prossima stagione. Perché pane, olio e vino significa anche colazione della nonna. Colazione della nonna con l'associazione Don e con le persone che ci sostengono nell'associazione, che sono qui presenti, vuole essere un riprendere questo discorso in primavera, magari partendo proprio dall'alimentazione base dei bambini e l'importanza che ha l'alimentazione oggi per farli inserire nella società nel modo migliore. I bambini che sono un pochino più obesi sono i bambini che hanno, mi riferiscono le maestre, i bambini che hanno i maggiori problemi. Quali sono questi problemi? Di adattabilità nei confronti degli altri. Perché già piccolini gli viene detto tu non puoi mangiare questo, non puoi fare quest'altro. Non viene insegnato alle loro mamme che invece con una corretta alimentazione priva di tante sostanze quei bambini potrebbero star meglio, potrebbero essere più svegli a scuola e potrebbero reagire in un modo completamente diverso. Quindi mi trovo qui a ringraziare un pochino tutti quanti e a salutare, scusate ma io non sono scritto perché non voglio perdermi nessuno. Questo seminario vuole essere più che altro una cosa così spiritosa di condivisione, quello che adesso andiamo a fare nell'assaggiare i prodotti locali. E è la prima volta nell'arco di un anno che abbiamo trovato delle realtà che ci hanno sostenuti. E quindi il ringraziamento va, diciamo così, prima di tutto agli assenti. All'antica cantina Brasini, che oggi ci farà assaggiare anche il vino novello, e che non è presente, però ci ha detto che ci sosterrà per tutte le attività che l'associazione vuole fare. Ripeto, l'associazione fa l'attività a costo totalmente gratuito perché ci crediamo, perché crediamo che prevenire è veramente meglio che curare. Il frantoio di Canale Monterano. Canale Monterano sono i nostri vicini prossimi che ci hanno chiesto di realizzare qualcosa di simile anche nel territorio di Canale e lo faremo con grande piacere. Il bar La Piazzetta, con il vino che viene fatto direttamente da loro e che ce l'hanno messo a disposizione per la degustazione. Loro non sono di Manzana, sono studi. Però ci tengono tantissimo perché lavorano sul territorio di Manzana e ci tengono tantissimo a sostenerci nelle nostre attività. L'azienda agrituristica Monte del Palopaio con il signor Camucci che ci ha fornito l'olio appena spremuto. Il forno di Quadroni che oggi qui è rappresentato da Simonetta. E non ultimo, ma è molto caro per un senso anche di... cioè l'ho proprio pregato di essere qui e non sapete quanto, Domenico Baldassarini. Perché? Perché io sono di Manzana, ma non lo sono più, nel senso che mi sto trasferendo con la mia famiglia in Cella Ionica. Però ci tengo tantissimo a continuare a portare avanti il discorso sul territorio. E questo che cosa fa? Fa sì che delle realtà io le voglio portare anche fuori, come oggi una realtà da fuori è presente su questo territorio. Voi fuori trovate delle clementine, io non sono andata a comprarle al mercato per portarle qui, semplicemente perché ci sono delle realtà che iniziano a conoscerci, delle realtà che iniziano a vedere i nostri numeri. I nostri numeri sono per quanto riguarda il sito, i nostri numeri sono per quanto riguarda l'associazione, la pagina Facebook e delle persone che ci seguono. Dicevamo prima con Domenico, non soltanto in Italia, ci seguono anche da fuori. E questo ha fatto sì che delle realtà come l'azienda delle clementine di Corigliano Calabro, di cui se ne è fatto un gran parlare per cose spiacevoli, ci abbia conosciuti attraverso Facebook. E abbia voluto far dono oggi, contestualmente, al Borgo di Quadroni, alla Cantina Brasilia, al Bar La Piazzetta, al Frantoio di Canale, al Frantoio di Manziana, a Domenico Baldassarini con il pane di Manziana. Volevano essere presenti e farvi assaggiare una realtà, che sono le clementine raccolte 2-3 giorni fa. Io ero in Calabria, ci hanno chiamato e ci hanno detto che le raccoglievano per mandarcele per farle assaggiare alle persone che partecipavano oggi al seminario. Semplicemente perché ci seguono e quindi chi sta su internet in un certo senso è pubblico e le cose che fa le sanno tutti. Questo perché? Prego Angela. Questo perché? Perché sono convinta
che partire da quel discorso che Domenico ha letto in ultimo nel suo discorso, scusate il gioco di parole, cioè partire dal territorio, partire dai prodotti locali, partire dalla promozione di quello che io posso dare, ma non io Patrizia, io noi come persone, è importantissimo per far ripartire un'economia che è a zero. Siamo tutti fermi. Allora, se ci pensiamo, ognuno di noi ha una propria tipicità, ognuno di noi può dare qualcosa all'altro, ognuno di noi può fare il chilometro zero. Allora, se una realtà che non ci conosce si muove dalla Calabria con SDA fa arrivare 20 kg di clementine a persone che non conosce semplicemente perché appoggia un progetto, e il progetto è dell'associazione Don, che è stato sostenuto dall'inizio dalla Croce Rossa, dal comune di Manziana, dall'università agraria, a costo zero. Cioè nessuno ci ha chiesto mai niente. Noi siamo qui, è la quarta volta, il comune non ci ha chiesto mai niente, neanche la pulizia della sala, perché crede in quello che facciamo. Allora, ripeto, se ognuno di noi fa un piccolo passo, sicuramente saremo noi gli artefici del far ripartire un qualcosa che adesso sarà soltanto un parlare, domani può essere un'economia rurale. Grazie.